Dunque ci siamo, buongiorno a tutti, buona domenica, buon primo maggio, festa dei lavoratori e un carissimo saluto davvero a tutti. Ci siamo, giorno speciale perché il Milan scende in campo contro la Fiorentina, ore 15. Ovviamente saremo allo stadio per raccogliere tutto l'entusiasmo del popolo milanista che oggi sarà qui a Milano e per incitare, per sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. E non c'è altra strada che vincere, non c'è altra strada che conquistare 3 punti contro la Fiorentina, ma non sarà una partita semplice, quindi mi aspetto comunque una gara difficile, una gara in cui la Fiorentina metterà in difficoltà il Milan perché arriva da 2 sconfitte di fila contro Salernitana e Udinese e quindi sostanzialmente non può una squadra ferita arrivare a Milano e regalare semplicemente la partita al Milan. Quindi mi aspetto una gara difficile, per questo c'è bisogno di tutta la concentrazione e l'impegno da parte della squadra che deve scendere in campo col coltello tra i denti, come si dice in gergo, e poi il sostegno del pubblico. Le scelte di Mister Pioli potrebbero variare rispetto a quello che erano le previsioni di ieri, perché in serata abbiamo scoperto e riportato anche sul sito Milan News la possibilità di una modifica al centro del campo e vi spieghiamo anche la motivazione di questa scelta. Pioli potrebbe non schierare Ismaël Bennacer dall'inizio perché il giocatore sta bene, ha recuperato, però ovviamente ha ripreso ad allenarsi col gruppo praticamente 2 giorni fa. Quindi è probabile che Mister Pioli non rischi Bennacer dall'inizio e se dovesse accomodarsi in panchina l'algerino, dall'inizio giocherebbero Tonali con Frenkessie in mediana e Brahim Diaz lì sulla tre quarti. Sostanzialmente una squadra e una formazione molto molto simile a quella che ha vinto poi in casa della Lazio e quindi con Messias favorito su Salemakers a destra, con Brahim appunto nel ruolo di trequartista, Leao a sinistra e Olivier Giroud lì davanti, con Tonali e Kessié in mediana davanti la difesa, Bennacer pronto ad entrare eventualmente nel secondo tempo, quartetto difensivo con Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez e ovviamente in porta Mike Maignan. Potrebbe essere questa la probabile formazione, ovviamente tra pochissime ore avremo la conferma ufficiale. Ieri Pioli ci ha spiegato che alla fine tutto il gruppo è coinvolto, tutto il gruppo è convocato, gli unici assenti sono Florenzi, che sta per recuperare, Kier, ovviamente per lui stagione finita, e Daniel Maldini che ha un affaticamento muscolare. Ieri ovviamente raduno della squadra in hotel, ritiro della squadra in hotel, presenti anche Maldini e Massar che hanno cenato con la squadra, sono stati accanto al gruppo rossonero, c'era anche Zlatan Ibrahimovic che lo abbiamo già descritto nel video precedente di ieri, molto affranto, molto colpito dalla morte di Mino Raiola, ancora condoglianze alla famiglia Raiola. Ibra che aveva lasciato anche l'allenamento un po' in anticipo, era la parte conclusiva, quindi è stato il primo ad andar via, poi sostanzialmente dopo poco è finito anche l'allenamento e sono andati via gli altri giocatori da Milanello, però è tornato poi la sera in ritiro in albergo. Ovviamente non è un Ibra emotivamente al 100%, lui era molto legato a Mino Raiola, erano grandi amici. Lui, Raiola per Ibra si può dire che era un fratello maggiore, un papà, quasi un papà, quindi effettivamente Ibra ha subito la perdita di Mino Raiola, l'ha subito la perdita dell'amico, quindi dal punto di vista emotivo
Lo vediamo anche abbastanza affranto, anche abbastanza giù di corda. Però oggi si gioca, io non ho dubbi sulla professionalità di Zlatan. Se dovesse scendere in campo, come mi immagino nella ripresa, perché dovrebbe andare ad aumentare il minutaggio rispetto alla partita contro la Lazio, darà ovviamente e senza dubbio il 100% in campo, perché Ibra è anche un grandissimo professionista. E quindi scelta particolare quella di Pioli, di lasciar fuori Bennacer, ma c'è una motivazione ed è quella di un giocatore che ha recuperato, sì, sta bene fisicamente, però si è allenato solamente le ultime due sessioni a Milanello con la squadra, quindi forse Pioli ha pensato anche a questo. E in attacco c'è Olivier Giroud, il talismano di questo Milan fino ad ora. Olivier Giroud, che ha segnato tanto in casa, ma ultimamente comunque ha segnato anche gol pesantissimi fuori casa, come il gol a Napoli nell'1-0 contro la squadra di Spalletti. Ha segnato un gol pesantissimo a Roma nell'1-1 contro la squadra di Maurizio Sarri, contro la Lazio. E lui che segna gol pesantissimi, ma c'è anche una statistica. E la gente ovviamente si appella un po', si aggrappa un po' a tutte le possibilità che in questo caso propone i numeri e le statistiche, ovvero che quando segna Giroud il Milan vince sempre. È un talismano, fino ad ora ha dimostrato questo. Quando ha segnato in campionato, ma anche in Coppa Italia, il Milan ha sempre vinto. Quindi sostanzialmente ci auguriamo anche oggi che possa buttarla dentro Olivier Giroud e rispettare questa tradizione. Lui che segna sempre gol pesanti, 9 gol in Serie A, non segnava così tanti gol davvero da parecchio tempo. Questo vuol dire che si sta trovando bene nell'ambiente rossonero. Lo abbiamo visto anche in settimana con delle dichiarazioni molto importanti. Lui ha detto: chi ci crede può arrivare davvero fino alla fine, e noi ci crediamo, ha detto Olivier Giroud. Il gol con la Lazio è stato emozionante, ha detto, vedere quei 10-12 mila tifosi del Milan all'Olimpico è stato straordinario, però ora si vogliono giocare le carte per lo scudetto. Giroud è molto concentrato su questa questione scudetto, su questo titolo da vincere con il Milan, perché per lui sarebbe davvero l'ennesima sfida vinta. Lui che ha vinto tanto in carriera, ricordiamo anche una Champions League con il Chelsea, un campionato, ha vinto anche la Coppa del Mondo con la Francia, quindi è un vincente e sarebbe davvero un qualcosa di spettacolare per Giroud vincere un titolo con il Milan al suo primo anno in Italia, in un ambiente in cui è legatissimo, perché lo vediamo anche quando esce da Milanello, è uno dei pochi che si ferma sempre a firmare autografi. Sempre molto coinvolto anche sui social, sul mondo Milan, ecco, sarebbe un bel premio anche per lui. E quindi lui è un talismano, perché quando ha segnato fino ad oggi il Milan ha sempre vinto. Diciamo che il popolo rossonero si aggrappa anche a questo tipo di tradizione in partite decisive. E lui ha segnato sempre gol pesanti, ha segnato al Napoli, alla Lazio, all'Inter. È un giocatore che, ricordiamo, la doppietta all'Inter nel derby, insomma, ha fatto 9 gol, il suo miglior score, la sua miglior media realizzativa negli ultimi anni, perché comunque al Chelsea non è che giocava tantissimo, però comunque quando giocava i gol pesanti li ha sempre fatti. E oggi condurrà anche lui di nuovo l'attacco del Milan, con Ibra che può entrare dalla panchina. È possibile una staffetta, ma è anche possibile vederli magari insieme. Ricordo di averli visti insieme addirittura dal vivo. Ero presente allo stadio Dall'Ara a Bologna. Il Milan lì doveva rimettere la partita sui binari giusti. E Pioli nel finale aveva inserito sia Giroud sia Ibra. Il Milan poi aveva vinto 4-2. Proprio con un gol nel finale di Zlatan Ibrahimovic, dopo quello di Ismael Benasser.
Quindi sostanzialmente è anche possibile poi nel finale magari vederli insieme, dipende sempre come si mette la partita. Quindi stadio strapieno anche oggi, grande sostegno da parte dei tifosi rossoneri per il Milan, e insomma ci vediamo più tardi allo stadio per commentare questa partita, ripeto, dal significato enorme per il Milan, per quello che è l'obiettivo del Milan, insomma. Non diciamo niente, ci vediamo più tardi.